Ciao a tutti! Benvenuti al canale Studiamo Insieme. Mi chiamo Elena, sono futura OS e sono russa. Ho difficoltà con l'italiano, ma devo studiare lo stesso perché vivo in Italia. E questo video ho creato come un ripasso cosa vuol dire lesione da pressione. Questa piccola domandina può spuntare sull'esame finale. Lesione da pressione è una lesione tessutale con evoluzione necrotica, che i quattro stadi noi vediamo più tardi. Che interessa epidermide, il derma, le strati sottocutanee fino a raggiungere, nel caso più grave, la muscolatura e le ossa. La causa di lesione da pressione è la conseguenza di un'elevata o prolungata compressione che causa una sofferenza dei tessuti dovuta alla compressione delle vasi sanguigne. La lesione da pressione spesso è la conseguenza di una inadeguata assistenza in ambito domiciliare o in ambito ospedaliero. Questa quando noi non giriamo un paziente allettato o scarse igiene. Ci sono i fattori quelli che provocano lesione da pressione e questi sono rallentamento del circolo, riduzione della sensibilità cutanea, atrofia della massa muscolare o obesità, malnutrizione, immobilità e la scarsa igiene. Cosa dobbiamo ricordare ancora di lesione da pressione? Dobbiamo ricordare localizzazione di lesione da pressione. Localizzazione è questa dove vengono queste lesioni da pressione. In aiuto viene la schema del posizione, questi posizione, diciamo, come mettiamo il nostro paziente. Nel posizione supina, dove vengono lesioni da pressione? Vengono alla testa, scapola, sacro e talone. Nel posizione laterale, lesioni da pressione vengono nel orecchio, braccio, gomito, trocantere, condilo medio e laterale, malleolo medio e laterale e talone. E nel posizione prona, e questa posizione che non mettiamo spesso paziente nel posizione prona. Posizione prona questa quando paziente è sdraiato sulla pancia e si sdraia sulla pancia, dove vengono lesioni da pressione, che qua vediamo posizione prona, vengono lesioni da pressione sul gomito, orecchio, guancia, naso, seno, se questa alle donne, agli uomini nel genitali, patella e questa ginocchio, dita del piede. Cioè, qui in aiuto questa schema del posizione. Dobbiamo ricordare anche classificazione della lesione da pressione e queste quattro stadi che noi abbiamo studiato. Nel nostro caso clinico ci sono scritti quattro stadi, però nella lezione noi abbiamo studiato cinque stadi di classificazione di lesione da pressione. Un primo stadio di lesione da pressione è questa quando si presenta arrossamento. Cioè, e per capire se questo solo arrossamento o primo stadio di lesione da pressione, per capire con digito pressione, che usiamo nell'arrossamento, usiamo il dito, schiacciamo, se arrossamento non scomparso, e questo è già un primo stadio di lesione da pressione. E di questo primo stadio di lesione da pressione ci occupiamo noi, operatore sociosanitario, che noi possiamo mettere, certo che dobbiamo riferire all'infermiera, ma curiamo primo stadio di lesione da pressione noi, operatore sociosanitario. Mettiamo le creme barriere, procuriamo matrassine antidicubito,
Poi, secondo stadio, questa lesione superficiale che coinvolgono epidermide ed erma, che viene un'abrasione o una vescica o una anche apertura. Nel secondo stadio, questa già pensano a medicare infermiere. Un terzo stadio, questa quando lesione ha tutto spessore con danneggiamento del tessuto sottocutaneo fino alla fascia sottocutanea senza però attraversarlo. E questa perdita totale di spessore cutaneo. Quarto stadio, questa lesione ha tutto spessore con distruzione estesa, necrosi tessutale o danni ai muscoli, alle ossa o strutture di supporto. Questi quattro stadi noi abbiamo nel caso clinico. Esiste anche quinto stadio, questa presenza di eschara. E questo noi dobbiamo ricordare. Cioè, questo tutto devo ricordare per esame finale, quello che riguarda lesione da pressione. Se ti è piaciuto questo video, mi metti un like per favore sotto i video e alla prossima!